quali benefici apporta una lunga e profonda respirazione? Possiamo trovare facilmente ovunque che la respirazione è un processo che permette di procurare ossigeno attraverso l'inspirazione e allo stesso tempo di eliminare anidride carbonica attraverso l'espirazione. La funzione principale del nostro respiro è quindi quella di apportare ossigeno sufficiente alle cellule e liberare l'organismo dall'anidride carbonica. Respirare profondamente significa dilatare e restringere al massimo ogni alveolo polmonare. Allungare i tempi di ogni nostro respiro significa aumentare la pressione dell'aria introdotta, favorendo la dilatazione dei capillari dove avviene lo scambio gassoso tra sangue e cellula. Una maggiore dilatazione dei capillari consente una migliore ossigenazione del sangue. È stato sperimentato che un respiro corto e poco profondo non apporta all'organismo quel quantitativo di ossigeno necessario per rigenerare il sangue. Ne consegue che il corpo è più vulnerabile, ovvero tende ad ammalarsi più facilmente. Anche un efficiente lavoro della contrazione del diaframma ha inoltre un positivo effetto sulla ossigenazione dei tessuti e del sangue. Aggiungo che questo gioco alternato del diaframma in inspirazione ed espirazione corrisponde ad un benefico massaggio soprattutto sugli organi addominali interni. Come ho già accennato su alcuni miei video riguardanti la respirazione, dopo un certo training e una certa conoscenza si può scegliere tra respirazione addominale normale e respirazione addominale contraria. In queste scelte, i consigli di un buon maestro o di una persona qualificata ed esperta sono sempre utili. Soprattutto se lo stesso maestro o esperto ha maturato con anni di pratica personale, quindi avendo lavorato lui stesso quotidianamente per molti anni, gli effetti di entrambe le tecniche. Nel processo respiratorio si constata che alcuni hanno l'inspirazione più lunga dell'espirazione e che altri invece hanno una più lunga espirazione. In termini orientali, tra virgolette, si dice che una inspirazione più lunga di una espirazione rende yang, perché contrae tutti gli organi interni, mentre una maggior durata della espirazione rende yin, perché rilassa tutto il corpo. In Oriente la forma yang, contratta e rimpicciolita, è considerata la condizione ottimale dell'essere, perché aumenta la forza fisica e lascia poco spazio alla morbidità dei pensieri, cosa estremamente importante nella pratica del Tai Chi Chuan, del Qigong e della meditazione. In ogni caso è meglio cercare, senza particolarmente sforzarci, una respirazione lunga, profonda e, aggiungo, non rumorosa o impercettibile al nostro orecchio.